Come no? Di divisioni. Come no? Ufficialmente il prefetto ha detto per evitare di riverificarsi di incidenti all'interno della curva, che è una, scusate il termine, una stupidaggine. E che è di sotto? No, ma non è mai successo niente dentro la curva. No, ma il prefetto può capire che non è che la curva di destra sono fascisti, la curva di sinistra sono comunque se ne amo, questo mi sa che non sa. Che vuol dire? Se potevo menare dalla parte mia o se vogliono menare dalla parte della? Non è successo, sono 20 anni che non succede niente. Dillo che succede fuori lo stadio, semmai. Il disegno è un altro. Il disegno è di non mandarti lo stadio in modo che non succede più niente al di fuori dello stadio e sto più tranquilli che non c'è più tutta qua polizia fuori dallo stadio che deve continuare. Io ho solo un stato in dubbio. Che l'astetico, uno degli astetici che sta vedrata è una persona pure. Lo dico. Certo. Cioè no, ho capito. Sempre là si finisce. Cioè che ripeti un po'. Che lo Tito ha pressato per fare questa cosa. Ah, è possibile. Potrebbe, certo, lui sta all'interno. Certo, de... certo. Lo Tito c'ha molti agganci all'interno della prefettura. A voglia. Lo Tito ha cominciato a combattere questa curva da quando è arrivato. Quindi. Certo. È ovvio che poi fa finta di niente, va bene. Ovviamente poi dopo tutto quello che era successo lo scorso anno, anche Pallotta ha trovato la scusa per eliminare un po' di contestazione. E quindi hanno abbinato le due cose. No, vabbè, ma questo è sempre più difficile andare a vedere una partita di calcio all'Olimpico. Sempre più paura, devo dire, guarda, la sensazione che sai è bruttissima. A 50 anni, dopo tanti anni di stadio è una cosa veramente brutta e vedo tanta gente che ha paura di mettersi al posto suo perché se no ti fotografano, perché se no mi arriva la multa a casa, perché se no è così, è come non c'è, sto a casa. È quello che voglio. Siamo certo. In un paese di terzo mondo con la capitale che sta sotto il terzo mondo. Ma di che parliamo? Come se poi i mali del paese fossero stati. Ha dato le dimissioni 20 giorni fa e mo sembra che ritorni. Sì. Ma dai. Siamo verde, va. Che è una dieta la barzelletta. Forse dico, non è questo il problema del tuo paese. Però. Esatto. Sentite un po', però tornando un po' al calcio giocato, insomma, siete soddisfatti della prestazione di ieri e del risultato? Molto, mi è piaciuto molto uno dei giocatori che io critico tanto, che è Candreva. Sei rimasto tu e Franco Melli a criticarlo? Come si fa? Mi va bene, però no, ieri molto bene. Piccoli segnali di miglioramento anche di Felipe Anderson. Ma piccoli. Sì, molto piccoli. Bene con Co ha fatto il suo. In netto miglioramento Radu. E finalmente, non so mai se in giudizio pure la partita mi fa piacere. Finalmente ho visto un centravanti che sa fare il centravanti. Sì, bello, sono d'accordo. Grintoso, Madri è forte. Ma sai dove mi è piaciuto molto? Con squadra in affanno, palla a lui, non l'ha mai persa. Faceva risalire o appoggiava i laterali o teneva palla a lui o fallo. Splendido, è stato superlativo. Gioco sapeva che vinceva Roma scudetto. Secondo me c'è stata anche la parata sul rigore che è stato fondamentale. No, Berisha, per esempio, Berisha ha fatto un gol. Berisha, eh? Per esempio, ieri Berisha ha giocato bene. Cioè, di solito io sono molto critico sui giocatori. In Europa League, Maxi, un gol così poi era pesante. No, però rispondendo ad Andrea, io sono d'accordo pienamente su quello che stai dicendo. Il problema di fondo, però, è che secondo me Madri ha bisogno di giocare con continuità. E perché Geri gioca Close domenica? No, ma infatti per me domenica deve giocare lui. Eppure secondo me. Per te, ma non per Pioli. Esatto. non lo so. Vabbè. Questo non lo so, vediamo, perché mi sta sempre sorpreso su queste cose. E perché poi gioca bene? È l'Azzurrino, perché poi gioca con due punte, mi devi dire. No, yeah. Non siamo in questo momento. No, il bello punte. Per esempio, ieri secondo me ha giocato bene anche Radu. Anche Radu, non so se hai rivisto a dei livelli
buoni, decenti, sufficienti. Sì, ma Lulic non se voleva. No, no, Lulic non lo so se si vede. 4-4-2 sposti lato centrale, perché tanto con io, quei due, scusa, lato centrale può andare bene. Ma non pensate che forse, vista la prestazione di Onazzi a Reggio Emilia, sarebbe meglio rimettere Lulic a centrocampo e Radu terzino sinistro? Io troverei spazio pure per sto Conco, perché io l'ho sempre criticato, ma sono tre partite che viene chiamato in causa e tre partite comunque che fa in modo decente, quindi non vedo perché. No, fermi, ragazzi. Allora, Conco può giocare a destra o può giocare a sinistra, ma in questo momento a destra non può giocare perché c'è il treno, a sinistra non può giocare perché lui c'è uno di più in forma, e per il fondo a Max non può giocare. Anzi, deve giocare per forza Onazzi, perché giocando con i due Biglia e Onazzi o Cataldi è squalificato, forza Cataldi squalificato, gioca Onazzi. Per giocare come ti deve levare Onazzi dovrebbe fare il 4-3-3, ma i tre poi di centrocampo rimarrebbe Biglia, Lulic, e mancherebbe l'interno destro, potrebbe giocare Milinkovic, ma non so se lo vede lì. Forse per fare giocare che Andrea all'interno destro. No, allora questo non è il momento di far prove. Vabbè, soprattutto con una campionata nazionale è giusto, specialmente contro il Torino non è il momento di far prove. Esatto. Questo Torino fa paura? Fa paura sto Torino? Bella domanda. Adesso sì. Molto. C'hanno, a me le squadre che hanno un gioco e che sanno quello che devono fare col pallone mi mettono paura. Una di queste era il Sassuolo, è stata confermata. E poi il problema nasce tutto da dietro, il problema dietro è nostro. Non lo so, lo vedo come un coltello tirato nel burro a riassare Pesano. C'è anche la questione dei numeri, fino adesso la Lazio ha fatto 7 partite a casa e 7 vittorie. Sì, è un bunker, sta diventando l'Olimpico per la Lazio, sia a casa sia in Champions. Sì, anche l'altro anno. Sì, è vero. Vi do in anteprima, ragazzi, vi do in anteprima, visto che dopo avremo Davide Di Cosmo, che lui è fondamentale. Dice che vince il Torino 4-0. No, aspetta, lui è fondamentale. Se dice così, comunque... la Lazio vince 3-0. No, lo dico in diretta, comunque tanti ci stanno ascoltando, anche i tifosi della Lazio. Sì. E salutiamo anche Andrea Casu del Torino, tra l'altro. Che interverrà lunedì. Sì, no, il pronostico di Davide Di Cosmo è X2. Sì, ma infatti, lui deve dire 4-1 per l'Eia Bar sul Barcellona e 4-0 per Torino. E vedrai che... Però si può stare, X2, X2, Bar, certo. X2, comunque l'X secondo me un pareggio potrebbe anche esserci. Vabbè. Però addirittura se il 2 parliamo, rose, se no. Parliamo di scommettitori, la quota è buona, a prescindere dalla Lazio, non sarebbe male l'X2. A 1,80. Io ho l'idea che se gioca Madri e comunque non fa errori di formazione l'allenatore, tipo di nuovo che ne so, non lo so, anche questa cosa di provare, no, di tenere un po' più il centrocampo, secondo me la partita la Lazio la vince, perché il Toro io l'ho visto sabato e si è svegliato il momento in cui il Milan ha fatto il gol. Aveva il terrore, perché è una squadra che comunque ha un bravo secondo me allenatore, che però come Reia pecca di un peccato originale di gioventù, che prima non le prende e poi le dà, e quindi di conseguenza era sempre preoccupato che il Milan potesse fare il gol. Quando l'ha fatta, allora doveva recuperare, a cominciare a giocare bene, e meritava pure la vittoria. Quindi se la Lazio sa impostare bene la partita e l'allenatore non fa errori di formazione, secondo me la vince. Poi ragazzi, a un certo punto della partita ieri mi è piaciuto più Madri che la moglie. Addirittura madre che la madre. Bellissimo. Aspetta, scusa, allora Maurizio è uscito perché doveva andare a casa ieri. Esattamente. doveva andare dalla moglie. Ragazzi, sentite, allora sono le 23:36. Io farei il giochino nostro con Alberto, se ti sei preparato. Pronti. Perfetto. E poi insomma diamo l'appuntamento per lunedì Anno delle Aguri. Poi dopo Matte, lasciami un minuto. Sì, esatto, quella cosa sì, sulla polisportiva, esatto. Sì. Allora Alberto, cominciamo la prima classificata in Serie A. Roma. La seconda classificata in Serie A? Napoli.
Per la terza? Inter. Inter. Quarta? Juve. Juventus. Poi per la Liga di Spagna, prima classificata? Barça. Barça. Poi per l'Atletico? La seconda, l'Atletico Madrid. Terza? Real. Il Real Madrid. Poi quarta? Valencia. Il Valencia. Ci capisci niente, beh. Lo so. Non ti credi che sono fatti scientifici, no? Hai sentito i nomi? Premier League, vincente del titolo. City. Man City. Secondo? Chelsea. Il Chelsea, quindi una grande rimonta di Mourinho. Sì. Terzo? United. Man United. E quarto posto? Liverpool. E i Reds. Insomma, i Reds stanno, come me, stanno recuperando, l'abbiamo detto in tanto. Come te, Andrea? No, quarto Liverpool pure io, Sberna. Ti dico Sberna che mette Roma, Inter, Napoli, Lazio, poi Barça, Madrid, Villarreal e Celta, quindi lascia fuori l'Atletico di El Cholo. Il Celta ero pure io in dubbio su. E il Premier Sberna da vincente lo United, secondo il City, terzo l'Arsenal e quarto il Liverpool. Quindi vabbè, c'è un po' l'affinità con ma alla fine che si vince un prosciutto, questo lo saprete tra a breve, quando abbiamo finito tutto. Ok, un weekend a Fiuggi, un weekend a Fiuggi. Sì, ma mica andiamo via tutti però. No. vediamo c'è dai. L'handicap di uno, l'handicap di un errore, cioè vince un prosciutto, se no c'è il weekend a Fiuggi. esattamente. Vai Andrea, vai con Andrea. E ricordo della Polisportiva che domani a Monpiano la Lazio Pallanuoto scende in acqua con il Brescia. Ah, bene. Una gara importante dopo la sconfitta di Colrecco, una pronta riscossa dei ragazzi della Lazio. Bene, quindi, e poi quindi lunedì che ci avrete in trasmissione? No, io invece sarò presente domani con Marco Misteri al campo dell'Acqua Cedosa. Sì. Per la partita di campionato di rugby Lazio-Piacenza. Ah. Andremo personalmente noi, cioè, siamo stati invitati dopo che loro sono intervenuti in radio, ci hanno invitato. Fate anche il terzo tempo, quindi. Vanno solo per il terzo tempo. Il messaggio, ma poi la cosa carina è stata anche, ho dato la conferma oggi, sì, a credo sia la ragazza che si occupa delle comunicazioni, e lei mi ha detto fatti vedere a fine partita, fatti conoscere che ti offriamo una vita al terzo tempo, ho detto da lei, poi è molto, mi incuriosisce questa cosa, voglio vedere un attimo come vivono loro questa incuriosisce la ragazza o il terzo tempo? Sulla ragazza dove dico lunedì. Va bene. Allora mi raccomando, tutti quanti ascoltate lunedì dalle 21, esatto, il mio delle Aquile, perché saprete com'è. 21:30, c'hai ragione. Sempre, no, c'è un sacco di amici che mi dicono io ma dormo perché fino alle 21:30. Però vedi, Radio Roma Futura e soprattutto il Nido delle Aquile unisce i cuori e fa rimorchiare. Fantastico. Adesso lo dico anche io lunedì di seguire il delle Aquile. Lo dici anche a Condominio Roma Futura domani, e ovviamente seguite Marco Misteri e anche il fantasma di Riccardo Magnarelli. E grande Gianfranco. Grande fantasma. Vabbè, facciamo un saluto a Gianfranco. Gianfranco, gli dobbiamo fare il pronostico, ma non interverrà mai in questa trasmissione, quindi non lo so, farò un blitz lunedì sera o il prossimo lunedì. Glielo farò fare io lunedì, dai. Va bene, bravo Andrea. Spero lunedì di poter portare al Nido una piacevole sorpresa. Va bene. Esatto. Incrociamo le dita. Ragazzi, grazie, buonanotte, ci sentiamo lunedì. Grazie a voi, buonasera. Un abbraccio. Ciao. Bene ragazzi, chissà chi è questo nome? Io lo so ma non ve lo dico. Forse inizia il nome per S e il cognome per F. Zan. Il nome forse inizia per S. Forse ho capito chi è. Simone Facetti, chi è? No, si chiama Stefano, secondo me.
No, ma già l'hanno intervistato Stefano Fiore. Ah, pensavo forse arrivava in studio. No, lui ha detto no in studio. Ah, in collegamento telefonico. Sì, sì. Ah, ok. Va bene, ragazzi. Allora, qui intanto io salvo, poi quando ce l'abbiamo tutti li postiamo, ovviamente, però quando ce l'abbiamo tutti io vi lascio.